Buongiorno a tutti, eccoci con il consueto appuntamento settimanale per quanto riguarda la comunicazione dei dati Covid. Fortunatamente rispetto al buon auspicio che ci siamo dati la settimana appena scorsa, la curva dei contagi sta diminuendo. Questo è un dato molto molto importante, anzi devo dire che in realtà in questa settimana si è praticamente quasi azzerata. L'igiene pubblica infatti registra un solo contagio, mentre i guariti sono ben 37. Questo è un dato molto molto importante. La situazione attuale consta di 21 positivi e di 2 ricoverati, ai quali come sempre facciamo un grandissimo augurio per tornare presto fra noi e soprattutto fra i propri familiari, fra i loro cari. Fornisco questa settimana qualche altro dato, un dato in più, quello della campagna vaccinale. Allo stato attuale a Maddalena sono stati vaccinati 1.600 persone. L'attività sta anche continuando in questo momento e stanno somministrando le seconde dosi per gli over 80. Per quanto concerne la questione relativa alle persone fragili, mi arrivano tante domande in privato, quindi prendo l'occasione di comunicarvi che questo tipo di categorie, queste scelte, sono di esclusiva competenza medico-sanitaria. Apprendo, come tutti voi, dai media, inoltre che purtroppo tanti, troppi comuni sardi stanno istituendo le zone rosse. Sappiamo benissimo che l'istituzione di una zona rossa, perché ci siamo passati, è molto complessa da gestire, da vari punti di vista, quello sanitario, quello economico. È per questo che mi sento, a nome mio, dell'amministrazione, ma sono sicuro anche da parte vostra e quindi di tutta la città, di mandare un messaggio di vicinanza, l'augurio di poter uscire nel più breve tempo da questa emergenza. Quindi un augurio che mandiamo ai sindaci e alle amministrazioni in questo momento così complesso. Per quanto riguarda infine questo fine settimana di festività pasquali, vi ricordo che domani, domenica e lunedì saremo in zona rossa. Questo decreto Pasqua però, rispetto alle restrizioni della zona rossa che ormai conosciamo tutti molto bene, dà una possibilità in più, cioè la possibilità ad un massimo di 2 persone, non entrano nel computo minori o persone diversamente abili, di andare a fare la visita ai propri parenti, ma una sola volta al giorno. Nella speranza di tornare più presto alla normalità, l'amministrazione vi augura una serena Pasqua a voi e a tutte le vostre splendide famiglie. Auguri.